Giornata numero 16 nel campionato Under 15, bentrovati amici di Wii Sport. L'ambiente stadium apre le porte al Camaro, capolista del raggruppamento con 14 vittorie ed un pareggio, reduce dal 6-0 in casa della Folgore Milazzo che oggi ospita la Tirrenium. Squadra che vince non si cambia, allora mister Mimmo Moschella si affida al 4-3-3, stessi 11 che hanno battuto i milazzesi, con De Pasquale in porta, alla Fauci, Caruso, Siembre e Cuffaro in difesa, in mediana squilla Ciodi con Stimolo e Parisi, in avanti il tridente Randisi, Giacalone e Zizzo. Partiamo col film del primo tempo, subito Giacalone a cercare Randisi stoppato alla difesa della Tirrenium, stesso esito della conclusione di Zizzo sul calcio d'angolo ancora una volta di Giacalone, si difende bene la difesa orlandina, Giacalone in buca per Randisi, l'attaccante in area di rigore si allarga verso destra, poi prova a mettere in mezzo, due deviazioni, arriva il tiro a centro area di Zizzo che viene salvato sulla linea, il Camaro al decimo passa, pasticcia infatti la retroguardia della Tirrenium di rapina, Alessio Randisi gonfia così la rete dopo aver battuto grazie a un rimpallo anche Pantè, 18° centro in campionato in 16 partite per il numero 9 nero verde, capocannoniere del girone D. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa, la Fauci a destra salta a due avversari, mette dentro per Stimolo, l'appoggio in squilla Ciodi, la deviazione di Pantè, Zizzo di prima intenzione, il pallone tocca la traversa e poi bacia la linea di porta, vicinissimo al 2-0 il Camaro che sta stringendo la Tirrenium nella propria area di rigore, ancora azione manovrata che libera il cross Parisi dalla sinistra, apparecchia Cuffaro per Randisi, alto sopra la traversa il tentativo dell'attaccante di mister Mimmo Moschella, Parisi riceve sulla tre quarti, sterza verso il destro, va alla conclusione alta sopra la traversa di Pantè, cerca il più due il Camaro anche partendo dalla costruzione dal basso, qui Stimolo poi sventaglia meravigliosamente a destra dove c'è il tentativo di inserimento da parte di Zizzo, sterza sul mancino, va alla conclusione Pantè, spinge, qui riconquista il pallone Parisi, mette la sfera per Giacalone che imbuca perfettamente su Randisi in area di rigore a tu per tu con Pantè, cerca il cucchiaino Randisi, para il portiere della Tirrenium. Al 35esimo si fanno vedere anche gli orlandini in zona offensiva, calcio di punizione deviato così da Squilla Ciodi, pallone in area per la svirgolata di Capitan Maimone che mette alto sopra la traversa, duplice fischio del signore Trischitta che manda le formazioni a riposo, 1-0 per il Camaro contro la Tirrenium, decide fin qui il gol realizzato al decimo da Randisi, qualche problema nell'intervallo per Zizzo, tocca allora a Sottile ma si riparte al secondo con la straripante transizione offensiva di Schembre che taglia tutto il campo, poi in buca per Randisi, prova ad allargarsi verso il destro, cerca un tentativo troppo debole per impensierire Pantè, il Camaro ancora a destra stavolta con il neoentrato Sottile che brucia un avversario, poi scatta imprendibile Sottile, salta anche il terzo, va col destro Sottile e il gol del 2-0, scatenato il numero 18 del Camaro in campo da appena 180 secondi e già sul tabellino dei marcatori, tocca a Marino, anche a Rantuccio al posto di De Pasquale, cambio tra i pali nero-verdi, allarga il gioco a destra il Camaro, l'out preferito quest'oggi, Squilla Ciodi rientra tra le linee, trova Sottile l'imbucata dove c'è Randisi, ancora a destra da Squilla Ciodi, il cross pesca Marino, la deviazione non basta per impensierire Pantè, continuano i cambi per mister Mimmo Moschella, fuori Schembre, dentro Salvatore Capillo, Capitan La Fauci per un ulteriore chance del Camaro, pallone per Sottile, lo scambio si chiude, arriva il traversone che viene prima allontanato dalla difesa della Tirrenium, poi rimesso dentro per la conclusione di Squilla Ciodi, fa tremare la traversa, Salvatore Squilla Ciodi rimane inerme sulla linea Pantè. Prove generali del 3-0 che arriva poco dopo, Giacalone riceve il pallone col no look, pesca in area di rigore, Marino si sistema per il sinistro e spara in porta, Pantè non può nulla, arriva il 3-0 del Camaro, grande assist da parte di Giacalone, altrettanto bello il gol di Marino, si festeggia in campo, si festeggia anche in tribuna all'ambiente stadium, aumentano le distanze tra Camaro e Tirrenium, ma poco dopo al 25esimo Maimone scarta due avversari, da 40 metri Maimone indovina il sinistro sotto l'incrocio, Rantuccio non può nulla, grande firma per il numero 10 della Tirrenium, un gol che ridà un po' di speranza alla formazione orlandina. Quando il cronometro dice che mancano 10 minuti al triplice fischio, il Camaro al 29esimo con Stimolo, anche lui si inventa una gran giocata, un gran destro che finisce sotto l'incrocio dei pali, balisticamente perfetta la conclusione di Stimolo, sempre più decisivo anche in zona gol, triplo cambio per il Camaro, tocca ad Abbade Puleio,
Buleio e Maiali, lo stesso Buleio in posta a destra per Marino, il cross di prima intenzione per la girata in area di Sottile che viene stoppata dalla retroguardia della Tirrenium. Poco dopo il triplice fischio, il Camaro conquista la 15ª vittoria in 16 partite, guarda tutti dall'alto nel campionato under 15 regionale, a +6 sulla Ionia. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima.